ieri una finale scudetto l'ha giocata, quella da Bergamo, Pesta, Reggio Calabria, scudetto poi non ha segnato, l'altra l'ha giocata in Francia col Cane, vincendo il titolo di Francia del Core. Jacqueline alla seconda, già buona difesa della brasiliana Rinieri, la diagonale coperta del Core, Zetova si inventa palleggiatrice per del Core, Arcangeli c'è, Marinova, Jacqueline, palla non facile, grande attacco. Grande attacco davvero da parte della Jacqueline, ha aspettato il momento giusto, tante difese, tanti scambi e poi è arrivata con questa palla molto rapida, quasi con il muro. Perugia, Arcangeli, Fofao, Zetova, tocca il muro, poi c'è Jacqueline, Rinieri ancora per la brasiliana, tutto braccio, supera il muro di Gioli, parità. Questa scelta del tempo su Jacqueline deve essere ponderata, perché la Gioli è una di quelle che va davvero in alto. Rinieri su Arcangeli, Fofao, il primo tempo di Varesca, murato da Jacqueline, adesso il set è davvero riaperto con Iesi che si arrampica con un parziale di 5-1 a meno 3. Arcangeli, Fofao, primo tempo di Valesca, miracolo di Simona Rinieri, attacca Jacqueline! E ragazzi, cosa ha inventato la brasiliana? E cosa ha difeso la Rinieri soprattutto? Una bordata pazzesca della Valesca, un primo tempo davvero forte forte. 20-24, Maria al servizio. Rinieri, Marinova, Jacqueline, lì la finta di Calloni le apre il campo, ma lei tira una parallela straordinaria. Eh sì, qui Shale ha fatto una scelta, ovviamente le è andata a chiudere come aveva fatto prima alla diagonale, che la sua palla probabilmente...